Cesare, sei soddisfatto del campionato che finora avete fatto? Allora, come siamo partiti, se mi avessero detto che ora eravamo a questo punto, sarei soddisfatissimo. Però, da come ho visto le cose, come sono andate ultimamente, qualche punto in più potremmo averlo, ecco, sicuramente. Magari potrei parlare anche di domenica, Ecco, allora, adesso però te lo volevo so, chiedere. però a Allora, parte domenica sono andate altre partite, domenica no, c'è stato Marassi Quezzi vabbè. Prorecco. Quando hai visto che senza Ma giudicare no, ma assolutamente, ma stiamo necessariamente il ridendo, comportamento stiamo facendo una, appunto. insomma, non è Però quando mica. hai letto che l'arbitro era di Genova, Mi che ha sono un po' giocato contro la squadra preoccupato. genovese, cosa hai Mi sono un pensato? po' preoccupato, dove va un abito di Genova ad arbitrare una squadra di Genova? Allora mi sono un po' informato, ho guardato un po' tante cose, vedevo che, insomma, arbitri di Genova, che arbitrano squadre di Genova, non ce n'era, anche stamattina sui giornali, ho detto, possibile a noi? E allora, appena ho visto arrivare al campo, ho detto, ma speriamo che vada bene, che sia una cosa normale. E poi, insomma, durante la partita, insomma. Ripeto, gli allenatori sbagliano a fare le formazioni, i giocatori sbagliano a fare i gol, le difese fanno delle papere, prendono i gol, i portieri lo stesso, gli arbitri possono sbagliare anche loro come sbagliamo tutti noi, quello ci sta assolutamente, però subire due rigori in quella maniera lì, mi ha messo un po' ma non so se è un dubbio, ho cominciato a pensare, a dire, ma l'arbitro di Genova, la squadra di Genova, due rigori, in quella maniera lì, perdo la partita. Dopo che insomma abbiamo fatto insomma, una buona partita noi, e allora ho detto, peccato, insomma. Poi queste piccole coincidenze, due rigori a tempo scaduto per il Marassi, l'arbitro di Genova, visto un po' l'arbitraggio, un po' com'è andato, mi sono fatto, magari ho avuto qualche dubbio, ma non è una certezza questa, è solamente un dubbio che ho, che stamattina sono andato a vedere sui giornali, a vedere se era normale che un arbitro di Genova arbitrasse una squadra di Genova, ho visto che in tutte le partite non c'è un arbitro di Genova che arbitrava una squadra di Genova, solamente la nostra. Solo questo dico, poi ognuno poi ci può fare tutto quello che vuole dietro, metterci tutto quello che vuole. Io ho solo detto quello che è successo. Qualche dubbio un po' me lo sono fatto, però sicuramente è stato un caso. Ecco Marco, fermo restando appunto la buona fede degli abiti, ci mancherebbe altro, però si potrebbe magari evitare poi di creare delle polemiche, perché poi in effetti vedere una squadra di Genova arbitrata da un genovese magari si Sì, poteva no, ma hai evitare. ragione, anche perché basterebbe davvero poco, sono chiami un arbitro di Savona, di Novi Ligure, di Anche perché Albenga. poi Cioè, Cesare Novi può Ligure. confermare, generalmente, voi siete, è vero, siete un girone genovese, ci sono tante squadre di Genova, ma Ma non è siete mai arbitrati da successo? No, non è savonesi, mai successo. successo No, perché dobbiamo a Novi pensare o che il giorno che comunque. c'è, faccio un esempio, Valdavia Tommarassi, arriva un arbitro di Chiavari, quelli del Marassi magari non la prendono Questo è bene. Poi quello che l'arbitro di dico io. Chiavari magari arbitrerà Sì, benissimo, darà tre rigori al assolutamente. Marassi, Assolutamente. però non è bello, si può evitare, Si visto che è può facile evitare. evitarla, il Evitare. problema si evita E purtroppo a noi molte. Quindi. sono capitati anche questi due rigori Sì, poi in in un più ci sono momento gli della partita episodi, eccetera, che un po' di eccetera. dubbio lo creavano anche se non era di Genova, giusto? Certo, ma non lo metto in dubbio. Anche se non era di Genova c'era il dubbio. E in più era di Genova, magari dico, che sfiga, tutte queste piccole cose sono combinate così. E a me è dispiaciuto per i ragazzi soprattutto perché ho visto che avevano fatto una grande partita e non meritavano certo di perderla. Ecco. E a me è questo che mi ha dato fastidio. Poi ti dico. Le partite si perdono, si vincono, si pareggiano, gli arbitri sbagliano una volta, l'altra volta sono venuti a favore di noi, gli arbitri sbagliando alcune cose contro il Mocconi, si sono venuti magari a favore, sempre fatto in maniera, diciamo, in buona fede, perciò bisogna accettare sia quelle cose che ti vanno bene, sia quelle cose che vanno male. Però a me mi è saltato all'occhio che ho detto prima che succedesse che Sì. succedessero questi episodi di vedere un arbitro di Genova e questo mi ha lasciato un po' perplesso, tutto qua, solo questo dico. Vabbè. A parte quest'ultima partita, quale altra partita ti ha lasciato maggior rammarico? Ce ne sono state, però così come quella di domenica no. Come quella di domenica no, perché domenica veramente ci sono rimasto molto molto male. Ho anche pensato di chiudere lì, sono sincero, perché sì, ma perché uno sta lì 3 volte alla settimana, cambia 3 campi, va a casa a mezzanotte, i ragazzi lavorano al mattino, ti alleni con volontà, con tutto, vai sul campo, ti alzi alle 7:30 del mattino per andare a Genova a giocare, ti fai una buona partita, fai tutto, poi alla fine magari. Vedi certe cose che dici, ma a un certo punto io mi chiedo, ma mi faccio delle domande, dico, allora ne vale la pena? Perché poi è questo, magari poi sono momenti che mi passano, poi ora penso già domenica prossima, ad esempio, però in quel momento lì
un po' di cose, mi sono lasciato un po' andare, ecco, dentro di me. Ho detto, no, ne vale la pena, ti sacrifici, e poi alla fine, magari per questi episodi, magari tutta la settimana buttata via praticamente. Però nel calcio, insomma, uno da tanti anni che sono nel calcio, come posso essere io, ne sono successe tante di cose che devo accettarle, basta, appunto. Poi magari quando la mente è fredda al mattino del lunedì comincia a dire, ma in effetti è successo, ma è successo altre volte, ecco. Perciò non, sono solo momenti che ti passano di dire basta. Invece no, poi la voglia che ho di calcio ancora dentro di me diventa più grossa di lasciare, allora continuo ad andare avanti e finché mi diverto. Purtroppo questi episodi ci saranno sempre, penso, e vanno accettati, magari non col sorriso, ma vanno accettati, tutto lì. Sì, da metà classifica, a che posizione ambisci, sinceramente? Ma io a un certo punto credevo anche ai playoff, sono sincero. A un certo punto, io se domenica vincevo, ecco perché forse mi ha preso un po' questo sconforto dentro di me, perché domenica per me era fondamentale. E la partita secondo me era da vincere, si poteva vincere benissimo. Ecco perché forse magari ora picchio molto su questa partita, perché a me era la svolta. Noi vincendo domenica potevamo superare il Marassi e addirittura andare a 6 o 7 punti dai playoff. E per noi era importante questo, era importantissima questa vittoria. Ci poteva dare ancora un po' di entusiasmo per poterci allenare tutte le sere, per cambiare sempre campi. E aver la voglia di dire, dai, andiamo a allenarci perché abbiamo un obiettivo ancora importante. Ora l'obiettivo è ancora importante, quello di non andare nei play-out. Perciò l'obiettivo c'è sempre, perché con i play-out e play-off, insomma, la classifica è cortissima, non c'è più il centro classifica. Sì c'è, ma insomma, perdi due partite e il centro classifica sparisce. Insomma, è tutta una cosa un po' così. Perciò diciamo, bisogna sempre stare attenti dietro adesso, ecco. Noi dobbiamo fare ancora qualche vittoria per levarci dalla paura dei play-out, ecco, questo l'obiettivo nostro adesso è questo. Se vinciamo domenica magari, chissà, dobbiamo sperare ancora qualcosa di più, però non è mai detta, siamo qua ancora per provarci. A che età hai esordito in prima squadra? A 16 anni nel Sesti Levante, io. 16 anni, Bruno Baveni mi ha fatto esordire a 16 anni contro l'Ivrea, 16 anni e qualche mese. Ho esordito a 20 minuti dalla fine, sono entrato con l'Ivrea 0-0, non ho fatto gol. Ne hai fatti tanti altri tu? Dopo quando poi è venuto Elvio Fontana ad allenare il Sesti Levante, mi ha dato una grossa fiducia, ha lasciato fuori gente come Sacco e Perizzoni, che sono stati due grandi giocatori del Savona e dello Spezia, e mettere fuori delle persone così per far giocare uno di 17-18 anni. Devi trovare anche un allenatore giusto, che a quei tempi non dovevi giocare perché... Bravo, faccio la solita domanda che faccio tutti gli allenatori. È la verità, perché poi alla fine picchiamo lì perché è giusto picchiarci, perché ci vuole la fortuna di trovare un allenatore che creda in te. E Elvio Fontana ha creduto molto in me e a quell'età lì mi ha buttato in campo in Serie D, che allora sappiamo la Serie D cosa... c'è la squadra come Cararese, Montevarchi, come Poggibonsi, come Pietrasanta, come San Giovannese, tutte squadre che magari poi fanno ancora adesso la C, addirittura una in B, per dire. Perciò erano dei campionati veramente tosti perché era così. E a giocare alla mia età senza l'obbligo di far giocare per forza i giovani vuol dire che insomma qualcosa avevo, ecco. E questo alla fine poi insomma col tempo poi qualcosina ho fatto, ecco, sicuramente. Te in precedenza hai detto bene che campionati come la seconda si sono aumentati, sì, come spessore tecnico, appunto perché tanti scendono appunto in queste, esatto, categorie, mentre esatto, i campionati superiori di livello è sceso. Questa regola qua è sbagliata. Ma cioè, purtroppo sì, perché lo vediamo tutti i giorni, ma io penso voi che girate i campi, che vedete anche più partite di me sicuramente, perché io ne vedo una, quella della Prorecco, poi magari qualche spezzone in televisione così, ma soprattutto seguo la Prorecco io. Però io vedo le seconde categorie, veramente, quando vedo certi giocatori giocare in seconda categoria, dico lo vorrei avere io quello, lo vorrei avere quello. Cioè, poi vedo in promozione, c'è alcune partite in promozione, che vedo dei ragazzini che entrano in campo che, contro delle persone gigantesche, che potrebbero essere i figli di quelli che giocano da una parte, ragazzini che sembrano veramente proprio le prime armi, li vedi, quasi indifesi, che giocano contro gente come magari che 20 anni che giocano in quelle categorie lì, e c'è una grossa differenza. Quando tu magari un centravanti di una certa portata, insomma un tipo, non so, Giglio o Cattari, magari incontri un ragazzino del 93 o del 94 che ti marca, insomma è più facile, penso, andare in porta a fare gol, che quando ti marca uno della tua età o quando uno magari ha l'esperienza che c'hai tu.
Secondo me i campionati, o c'hai veramente questi 3 o 4 giovani bravi, ma bravi veramente, che non è facile, non è facile, allora sì, se no tu vedi che le squadre che hanno dei problemi perché hanno quei 4 o 5 giovani che sono un po' non all'altezza, allora patiscono molto. Chi ha la fortuna di trovare questi 4 o 5 giovani validi, salgono di categoria. Però il livello è normale che si sia abbassato un pochettino, perché in prima categoria, in seconda categoria, vengono tutte queste persone che magari adesso quelle di mezz'età non giocherebbero più. Troverebbero difficoltà a giocare in promozione o in eccellenza addirittura. E ora non so se è il caso di Rei, di Pasticcio, che magari sono scesi in prima categoria, ma potrebbe essere anche quello il problema. Potrebbe essere anche quello il problema. Insomma, vedere certi giocatori in prima categoria, quando ho sentito che Rei e Pasticci vengono a giocare in prima categoria, allora il livello è normale che si alza il livello, insomma, mi sembra chiaro, no? Poi non parlare poi della vecchia Chiavari, quando era in prima categoria, la squadra, gente come Trebini erano in panchina addirittura, in Besi, in porta, cioè, insomma, poi non parlavamo degli attaccanti che aveva la vecchia Chiavari, insomma, degli attaccanti di 3 categorie superiori, non una. Cioè, lì vedi che il livello sale molto, ecco, anche perché, ripeto, non c'è problemi di età, perché in prima categoria è giovane, uno va, ma 90 calcio deve già giocare, insomma. Uno non puoi considerare un giovane del 90, del 90 devi giocare a calcio, e in prima categoria un giovane è un 90, capisci che è come se non ci fossero i giovani, e perciò il livello è più alto, sicuramente, sto lì il discorso. Bene, sono le 22:08, abbiamo sforato come nostro solito. Io ringrazio i miei ospiti, Cesare Merello, allenatore della Prorecco, e spero che non ti passerà la voglia di allenare. No, me lo dico, ma poi non lo faccio mai. Ecco, bravo. E Marco Pagliettini, giornalista del Corriere Mercantile di Radio Alvaro. Grazie dell'invito e dei bei momenti, soprattutto iniziali. Smettila. Allora, andiamo. Allora, io ringrazio nuovamente i miei ospiti, Diego Terlizzi alla regia, poi ovviamente Carolina Vassi e Davide Cucu, che hanno curato le immagini delle varie partite che abbiamo trasmesso. Rinnovo l'appuntamento con Fischio Finale con Veronica Marè domenica alle ore 19, con il sottoscritto con Punto Sport, rigorosamente in diretta alle 20:30. Noi ci vediamo quindi tra 7 giorni, vi auguro una buona serata. Thank you.